Sono in quattro a scattare in avanti nei due gironi di pool promozione del campionato di Serie D pugliese di pallacanestro. Nel girone A, secondo successo per Anspi Santa Rita Taranto e Fortitudo Trani, due vittorie di valore per motivi diversi. Gli ionici hanno battuto Virtus Molfetta per 77 a 71 nella gara che metteva di fronte le due squadre più in forma del torneo e con una lunga serie positiva già iniziata nella prima fase. Arriva in trasferta invece sul 73 a 71 la vittoria di Fortitudo in casa di una Dinamo Brindisi che si è ben equipaggiata per affrontare al meglio la coda playoff. Nel terzo incontro, larga affermazione di pallacanestro Molfetta su Invicta Brindisi 88 a 53 il finale con 24 punti di Brottrugno tra gli ospiti che ora attendono l'altra metà della pallacanestro cittadina. Trasferta a Brindisi in casa Dinamo anche per la pallacanestro, mentre Fortitudo attende Anspi per l'incrocio al vertice. Nell'altro girone, il B di pool promozione guida l'inedita coppia composta da Cus Bari e Diamond Foggia, entrambe partite di rincorsa dal proprio girone eliminatorio. I cussini la spuntano su nuova cestistica Barletta per 72 a 70, mentre la squadra dà una sbanca Lecce per 89 a 78, nonostante i 28 punti di manca per New Basket. Secondo KO di fila per AP Monopoli, presentatasi dalla prima fase con il biglietto da visita di capolista, vince 65 a 48 Adria Bari, attesa ora da una seconda trasferta di fila a Foggia. Per il resto in arrivo gli incroci Bari-Lecce e Barletta-Monopoli, che molto potranno dire sulle ambizioni di entrambe. In Serie D veleggia verso la salvezza Mensa-Sala-Mesagne, vittoriosa anche a Foggia contro il Cus per 73 a 44. E sonante la prima vittoria nella nuova fase per Juve-Trani, un 114 a 88 con 31 punti di Galantino. Nell'altro girone di pool retrocessione prosegue la buona vena di All Star Francavilla ed Olimpia Rutigliano, entrambe a punti in casa. I brindisini domano Angiulli Bari sul 72 a 62 con 25 punti dell'Eterno Morena, mentre i baresi superano Virtus Bitonto sul 99 a 64.